Si chiama Wish Me, Wellbeing Integrated System of Milan ed è il progetto che promuove il benessere di bambine e bambini, ragazze e ragazzi da 0 a 18 anni tramite un sistema integrato di politiche, programmi, servizi e opportunità per i più giovani per incentivare l'ascolto dei desideri e la progettazione dal basso, portato avanti dal Comune di Milano con una rete di enti, rappresentanti del mondo accademico e partner provenienti dal terzo settore. Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano. Beh, stiamo facendo molte cose anche perché i giovani sono al centro sempre dell'agenda politica, non soltanto quando diventano molto attenzionati. Ci sono tante esperienze, questa di Wish Me ci permette di arricchire l'offerta, di renderla anche più adeguata alle diverse esigenze e di coinvolgere quel privato sociale, quelle esperienze educative che possono davvero far sì che sia un catalogo a misura di ciascuno e di ciascuna. Il sistema Milano 018 è uno degli assi portanti del progetto, istituito dal Comune di Milano per creare una community che promuova il benessere per i più giovani. Per farlo è stata ideata anche una rete di 6 hub sul territorio cittadino con lo scopo di facilitare l'accesso fisico ai servizi socioculturali ed educativi per i giovani e le loro famiglie, come ha spiegato Chiara Parapini, project manager di ActionAid. Siamo andati a coprogettare dei servizi rispondenti ai bisogni delle ragazze e ragazzi, quindi siamo partiti chiedendo loro quali fossero i loro desideri per poi rispondere attraverso l'implementazione di servizi all'interno di questi spazi di comunità. Ne è emerso un grande bisogno di socialità e attenzioni collettive, con focus su affettività e sessualità. Forse la risposta agli anni di chiusura dovuti alla pandemia di Covid-19. E con un sistema di voucher digitali si è cercato di coinvolgere i giovani in prima persona nella coprogettazione e realizzazione di attività di gruppo innovative. Anche per questo, dal 22 maggio al 30 giugno è andato in scena Play Milano 018, un grande gioco cittadino durante il quale i giovani hanno preso parte a diverse missioni in giro per la città per promuovere il benessere cittadino e che si è concluso con una premiazione che ha voluto essere soprattutto un grande riconoscimento per chi ha partecipato all'iniziativa.